Maestro, nel giro di 2-3 anni è esplosa questa musica in tutta l'Europa occidentale. Ecco, come, secondo lei, a cosa si deve questo enorme successo che ormai è diventato popolare? Ma mi sembra che gente è curiosa e... Onestamente non so veramente perché io rappresento una piccolissima cultura musicale quando si compare con una cultura grandiosa musicale italiana che è influenzata forse più di tutti gli altri nella musica di mondo. Così è bello vedere che c'è gente che è curiosa di ascoltare la musica influenzata di un paese che è vicino da qui, però proprio sconosciuto come tradizione musicale. Culture e radici diverse. Senta maestro, io le voglio chiedere, quando una musica diventa popolare, cioè piace anche ai ragazzi, è deteriore oppure sicuramente lei dirà che fa piacere, però tutto sommato inizialmente è una musica di nicchia, cioè per pochi privilegiati o no? È un bene o un male che diventi popolarissima? Normalmente, perché ci sono paesi dove sono io poco conosciuto e ce ne sono paesi dove sono, diciamo, più venduto straniero. Normalmente questo inizia nei circoli, piccoli circoli, diciamo, intellettuali, diciamo, di gente che ascolta nuova musica in genere, non musica tradizionale, nuova musica seria, come si dice. Questo esce di quei circoli. E poi poco a poco, perché è una musica gioiosa, cioè, sì. Gioiosa perché è una musica influenzata dai matrimoni, anche così si può ballare, si può ascoltare così. C'è anche i giovani, di gente che ascolta musiche diverse che comincia a ascoltare. Senta, io le faccio una domanda, anche un po' provocatoria. Lei vorrebbe vendere 500.000 copie nei prossimi 5 anni ad ogni album che pubblica, oppure 50.000 copie ad ogni album e venderne per 20 anni, 30 anni? No, ma malauguratamente non si può dirigere il mercato e le cose così. Tu scrivi la musica, questo è come, diciamo, come caccia a uccelli, come si dice, con urso tu uccidi con un palo, però con uccelli fai, come si dice questa parola? Quelle che... A raggio. Sì, sì. La musica è come sparare a raggio, così non lo sai, ai pallini non sai a chi si doveva. L'ultima domanda che voglio fare, anche perché poi ci sono dei colleghi, volevo chiederle, ma il fatto di andare al Festival di Sanremo e far parte di questa giuria di qualità non poteva risparmiarcelo, perché avevamo un'immagine sostanzialmente diversa, oppure l'ha fatta anche per un po' di promozione? No, beh, è difficile immaginare all'Occidente le cose che sono per la gente dei paesi comunistici proprio fetish. Non so come dirvi, Sanremo è proprio tutto che io odiavo nella mia vita. Questo è proprio un kitsch che è l'altra parte del mio kitsch, tutto che a Sanremo è il contrario di mio kitsch. Però questo stava nei paesi comunistici, unica cosa che noi abbiamo guardati per 30 anni, era unica cosa di Occidente. Così odiavo veramente questa cosa, perché anche pensavo, ma che cosa hanno insieme quelli comunisti anche con quelli di Sanremo? Questa è una oggi, dopo tutti questi anni, è una come dire, una fascinazione che mi resta, anche se non c'è niente veramente per me lì, però ho una curiosità, mi sono sentito anche bene, avevo anche problemi tecnici quando suonavo come International Guest Star, però anche se mi l'hanno detto, vuoi suonare a Sanremo con problemi? Io dirò di sì, perché mi fa tanto piacere fare. Senta, questa è proprio l'ultima domanda, 10 secondi solamente, ma nel suo personale cartellino, come dicono i speaker che commentano la box, gli Avion Travel erano al primo posto? A noi a giuria piace... Ma non noi, Goran Bregovic, il maestro sì, Goran sì, Bregovic. Noi penso che quasi tutti hanno votato per loro, perché loro erano delle voti del pubblico 10 o qualcosa sì. A me mi piacciono perché portavano un po' le cose tradizionali italiane che io sempre cerco nella musica di un paese. Quindi la ringraziamo per esserci venuti a trovare in
concerto e aver fatto in qualche modo da spartiacque per la tradizione del Festival di Sanremo, che in qualche modo non ha arricchito solo lei ma anche noi, insomma, ha stancato. Grazie. Maestro.